Nell'alga del TG Express di oggi, dimissioni Bruno, parla Forza Italia. Minatori di Olmedo sul Duomo di Sassari. Nuovo direttivo per il Movimento Sardegna Zona Franca. Allarme siccità nella Murra. Sanità domani per Alghero e giornata viva. Sigla. La mozzarella di bufala, se è nobile, è meglio. Farinelli Fresco Market. Buongiorno e bentrovati con l'Alghero TG Express, l'appuntamento quotidiano con l'informazione di Alghero Channel. Continuano a far discutere le dimissioni protocollate ieri dal sindaco Mario Bruno. Ieri sera Forza Italia ha incontrato i cittadini. Alla fine del TG sentiremo cosa ci hanno detto i tre consiglieri comunali forzisti, Nunzio Camerada, Michele Pais e Maurizio Pirisi. I minatori di Olmedo sul Duomo di Sassari, sabato i lavoratori della miniera hanno raggiunto gli operai del geoparco che occupano il tetto di San Nicola da circa una settimana. L'incontro unisce due vertenze del territorio. Le tute arancioni da oltre un mese stanno occupando la miniera per richiedere che la regione trovi una soluzione per il giacimento di oxite. I lavoratori ex Atifras, fino al 31 dicembre 2016 impegnati come manutentori nei vari siti del parco geominerario, aspettano che il piano di ricollocamento proposto dalla regione diventi operativo e chiedono che non lasci fuori nessuno dei 520 in disoccupazione da 9 mesi. Sabato il CESP di Prato Sardo ha ospitato l'assemblea annuale dei soci del Movimento Sardegna Zona Franca, alla presenza del presidente Maria Rosaria Landaccio. Francesco Scifo è stato rieletto all'unanimità segretario politico ed è stato allargato ad 11 il nucleo dei consiglieri, tra i nuovi ingressi quelli dei coordinatori della provincia di Sassari, Rita Cucureddu e l'algherese Tomino Alfonso. Allarme siccità nella Murra, proseguono gli allarmi lanciati da più parti, compreso quello del presidente del consorzio di bonifica della Murra, Gavino Zirattu, che all'inizio del mese aveva chiesto l'intervento di Pigliaru. Nel sistema dei bacini del Temo, Cuga, Birinzu ci sono meno di 14 milioni di metri cubi d'acqua, pochissimi se si pensa che ne servirebbero 40 per il consumo idropotabile e altri 30 per l'irrigazione. Dopo il TG potete vedere le immagini girate dal nostro Paolo Calavesu che testimoniano al meglio la situazione del bacino del Cuga. Ora diamo la linea alla regia per alcuni istanti e poi torniamo in diretta qui da Via Dominzoni. E anche quest'anno è arrivato il tempo delle arance. Farinelli Fresco Market. Domani, in occasione della settimana viva della rianimazione cardiopolmonare, la Torre di San Giovanni, in Largo San Francesco, ospiterà Giornata Viva, manifestazione organizzata dall'associazione Onlus Oltre il Cuore, in collaborazione con l'associazione culturale Amentu, nella quale bambini e ragazzi di tutte le scuole di Alghero potranno provare su manichini le manovre salvavita di rianimazione cardiopolmonare e di disostruzione delle vie aeree. Ora vi lascio con il meteo per la giornata di domani. Subito dopo potrete vedere le interviste ai consiglieri comunali di Forza Italia. Alle 14 in programma lo speciale sull'assemblea annuale del Movimento Sardegna Zona Franca. Poi nel corso della serata lo speciale sulla siccità nella Murra. Per qualsiasi richiesta di informazione, se non c'è una domanda, potete contattarci sulla pagina Facebook di Alghero Channel. A domani! Le dimissioni di Mario Bruno sono solamente l'ultimo atto di una commedia che va avanti da oltre 3 anni e mezzo. L'ennesima messa in scena che ha come unico obiettivo quello di dare una parvenza di dignità ad un penoso accordo col PD in perfetto stile trasformistico degno del peggiore Scilipoti. E tutto quanto già concordato, ancora una volta fumo negli occhi degli algheresi, spettatori paganti sulla loro pelle di un penoso accordo e spettacolo che si sarebbero voluti risparmiare.
Oggi è capitato quello che sarebbe dovuto succedere 3 mesi fa. Mario Bruno finalmente ha capito che non poteva andare avanti, che non ha i numeri per proseguire, ha presentato le sue dimissioni. Le ho lette con attenzione le sue dimissioni, queste dimissioni, e devo dire che ci sono dei passaggi sconvolgenti, perché lui sostiene che bisogna evitare in tutti i modi l'arrivo del commissario, perché non sarebbe un atto democratico. Ma come può considerare lui un atto democratico non considerare che la sua maggioranza è stata bocciata dalla città? Come può pensare che sia un atto democratico cercare di creare una maggioranza che la città ha rifiutato in un momento in cui non ha dato fiducia alla candidatura di Enrico Daga e al gruppo del PD che seguiva Enrico Daga? Bene, e qua il problema mi pare che sia solo quello di restare a galla, quello di arrivare alla fine del mandato, galleggiando indipendentemente da quelli che sono i problemi della città, continuando a promettere cose che puntualmente non vengono realizzate, rimandando di volta in volta quelle che sono le scadenze, quelle che sono procrastinate ormai decine di volte. Io mi guardo indietro e provo a fare un'analisi di quello che sono stati questi 3 anni. Io non vedo un'azione, un'opera, un fatto reale, compiuto, programmato e compiuto da questa amministrazione. Si sono limitati a portare a termine malamente, devo dire, alcuni degli interventi delle amministrazioni precedenti, ma da parte di questa amministrazione non si vede nulla. Sì, ci troviamo in una situazione già prevista, sapevamo già tutto, sapevamo che il PD aveva chiesto le dimissioni del sindaco e sono delle dimissioni solo teoriche, tutti sappiamo che il sindaco ritirerà queste dimissioni entro i 20 giorni che gli sono consentiti dalla legge, non sappiamo come andrà a finire con il gioco delle parti, vedremo se saranno in grado di esprimere una nuova giunta, se tutti gli appetiti e gli esiti di poltrone saranno soddisfatti, e noi stiamo qua a vedere, non possiamo fare altro che vedere, nel frattempo iniziare a pensare a quelle che possono essere le nostre proposte costruttive per un governo della città che sia stabile e reale. È arrivata l'app di Alghero Channel, la web social TV. Puoi vedere l'Alghero TG Express in diretta, gli approfondimenti e tutte le passate edizioni del TG. Accedi a tutte le puntate del fortunato format Audaci a cuore aperto. Un'applicazione interattiva che ti consente di inviare video, foto e messaggi. Scaricala da Google Play o accedi direttamente dal web www.appalgherochannel.it. Alghero Channel, web social TV.